Qui è Radio Blu ed io sono il vostro Fabrizio Ferro. Un po' assonnato oggi per la verità, perché ieri sera ho avuto qualche difficoltà ad addormentarmi. Ma stamattina eccomi. Come sempre, accanto a chi come me si deve svegliare presto a malincuore. Quindi io direi di omaggiare con un buongiorno speciale chi invece ogni mattina, puntualmente, spegne la sveglia per continuare a dormire. Beati voi, poltroni di tutto il mondo. Beh, aprite le orecchie, perché proprio per voi, miei cari dormiglioni, c'è una notizia sbalorditiva. Secondo l'Università di Madrid e l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, chi si sveglia tardi è più intelligente. Quindi se ieri sera avete fatto festa e stamattina siete rimasti beatamente a dormire, alla facciaccia degli impegni importanti, questa nuova scoperta vi farà sentire meno in colpa. L'Università Spagnola ha fatto infatti vari test su 1000 studenti di diverse facoltà, scoprendo che chi fa le ore piccole e si sveglia più tardi avrebbe un... Insomma, qualcosa di nuovo, di accattivante per il pubblico. Lo so, ce la sto mettendo tutto. No, Claudia, non è abbastanza. Tania, con un solo scoop, ha realizzato il 58% di audience. Beh, ma ha avuto fortuna, no? Claudia, non sei al passo con i tuoi colleghi. Se non mi porti qualcosa di grosso, devo rimandarti ai piani bassi. Scava, cerca, prega i santi, non so, ma inventati qualcosa. Bene, però... Per la prossima puntata. Ah. Hai 5 giorni. Ok. 5 giorni per un miracolo, eh? Almeno 7. Era un modo malcelato per sbattermi fuori. Così devi trovare fuori il coniglio dal cilindro. Beh, adesso non saprei proprio dove trovarlo un coniglio. Io... Avrei un coniglio. Un coniglietto, forse. Cioè, un pessimo coniglio. Non lo so, ma se proprio non hai altre idee, puoi sempre tentare. Sono tutto orecchi. Questo è il numero del direttore del penitenziario di Pietragrande. È mio amico. Vai e chiedi di intervistare di Prupe. Ma chi è Prupe? Cerca e studia. Prupe? È una donna condannata all'ergastolo per aver assalito e reso infedeli altre 3 donne. Te lo mando il numero. Sì, sì, certo, mi piace. Fatto. Ok, grazie mille. Ci vuole un selfie. Ok. Eccoci qua, ci siamo. Ci dirigiamo verso il carcere di Pietragrande. Riconoscete questa ragazza? La riconoscete, sì? Sì, la riconoscete? Come no? È Claudia, nella sua nuova veste. Pronta per Prupe. Allora, cosa hai da dirci, Claudia? Andiamo, non fare quella faccia seria. Ok, la smetto. Buongiorno. E grazie per aver accettato la nostra intervista. Da questo momento in poi registreremo tutta la nostra conversazione. I punti più salienti andranno in onda in prima serata sul nostro programma al cospetto del pubblico. Se accetta, basta che dica sì. Sì. Benissimo, grazie. So che il suo vero nome sarà Greco, ma i detenuti qui l'hanno soprannominata Prupe. Posso chiamarla così? Sì. Bene.
Potrebbe spiegarci l'origine di questo nomignolo? È stata Milva a tirare fuori questo nome. È una leggenda del suo paese. È una detenuta australiana qui, giusto? Giusto. E diceva, di cosa parla la leggenda? In realtà io non concordo con lei. Non è la mia storia. Beh, mi hanno voluto dare questo nome e me lo tengo. Trupe era una donna aborigena cannibale, vero? Sì, mangiava bambini. Non è il caso di paragonarla a me. Beh, però avete qualcosa in comune. Sì, qualcosa. Sì. Entrambe caviamo gli occhi alle nostre vittime. Ed entrambe siamo cieche. Se non avessi saputo che era cieca non l'avrei mai detto. Signorina, io vedo con tutti gli altri sensi. Vedo meglio di tutti. Vedo anche che la sua camera non trova attrazione per lei. Ma evidentemente lei non se ne è accorta, perché non le interessa minimamente. Bene, la ringrazio per l'informazione. Cercherò di stare più attenta. Mi sembra che ci sia un altro punto in comune tra lei e la leggenda aborigena. Anche lei sembra colpita da un misterioso maleficio che la rende cieca. E l'unico modo per sconfiggerlo è cavare gli occhi alle sue vittime. È l'unico modo. Ne è ancora convinta? L'avermi incarcerata dovrebbe farmi capire che non è così che funziona col maleficio. No, signorina. Non funziona così con la magia. Io rivoglio la mia vista. E mi servono un paio di occhi nuovi, freschi, lucenti, di giovani donne che non abbiano conosciuto maleficio. Levati a fare un gioco con me. Mamma mia, com'è inquietante. Non devi starle così vicina. Tu sei tutta scema. Quella vuole strappare gli occhi pure a te. Ci provasse, siamo in un carcere. Ci sono guardie ovunque. Non è che te lo stai andando a cercare pur di fare uno scoop? Rientriamo, dai. Signora Prupe, chi le ha fatto il maleficio? Signora Prupe, sa chi le ha fatto il maleficio? Sì. Oh. E possiamo sapere chi è? No. Vedo che è un tasto dolente per lei. Ma ha accettato di parlare con noi, è l'occasione giusta per raccontare la sua versione dei fatti. Perché non possiamo saperlo? Perché se glielo dicessi probabilmente non uscirei più da qui. Prupe, non vorrei essere indelicata, ma lei è già condannata all'ergastolo. È accusata di aver cavato gli occhi a 3 vittime apparentemente sconosciute. È in fin di vita. Può essere peggio di così? Sì. Quindi sta dicendo che ha commesso anche qualche altro reato. Ha fatto qualcos'altro. Ha fatto del male alla donna che le ha inflitto il maleficio. Perché? Beh, perché vorrei aiutarla a raccontare la sua verità. No, sbagliato. Perché? Perché non ha detto niente di nuovo che non si possa trovare su internet.
E quindi perché? Perché la storia è incompleta. Signorina, mi delude. Pensavo sarebbe stata più sincera con me. Non mi va più di parlarle. Perché voglio uno scoop. Voglio vincere, voglio primeggiare, voglio lucrare sulla sua vita. Sai perché ho deciso di fare questa intervista con te? No, non lo so. Forse solo per il bisogno di sfogarsi un po'. No, non mi sfogo parlando io. Ho deciso di fare questa intervista quando sei venuta da me. Perché tu mi hai ricordato in tutto e per tutto lei. Il tuo modo di muoverti, di camminare. La tua voce, il tuo profumo, ma soprattutto la tua necessità di primeggiare, di essere amata. Mi ricordate in tutto e per tutto lei, la ragazza che mi ha lanciato il maleficio e mi ha reso cieca. Una megera, una sgualdrina. Chi è? Ormai non è più. Avrei tanto voluto cavarle gli occhi, ma la stupida è morta prima che potessi farlo. È morta accidentalmente? Te lo dico se fai un gioco con me. Chiudi gli occhi e dimmi di che colore sono. Perché? Vuole sapere se sono come i suoi? E se lo fossero, cosa succederebbe? Probabilmente avresti il tuo scoop. Chiudi gli occhi. E se non lo fossero? Niente scoop. Ok, prova. Ha vinto. Marroni.